Con l'ausilio di Tinkercad, che è un software di simulazione che serve a simulare circuiti elettrici e a modellare oggetti in 3D, oggi andremo a simulare il seguente circuito. Questo circuito è un misuratore di distanza di ultrasuoni. I principali componenti di questo circuito sono Arduino, che è questa schedina che va programmata ed interagisce con tutti i componenti del circuito. Quindi è considerabile proprio come il cuore del nostro circuito. Questo qui è un display, invece, e sarà la nostra interfaccia grafica. Infatti, su questo display noi andremo a visualizzare i dati che misuriamo, quindi la distanza e la temperatura. Questo qui invece è un buzzer, è semplicemente un avvisatore acustico che ci avviserà quando la distanza sarà inferiore a 1 metro. Questo qui invece è un sensore ad ultrasuoni e sarà proprio questo a percepire la distanza. Quindi andiamo in simulazione. Allora, notiamo che il display si accende e visualizziamo due grandezze, cioè la temperatura espressa in gradi e la distanza espressa in centimetri. Notiamo che è anche acceso un LED verde perché la distanza è maggiore di 1 metro. Quindi se la distanza sarà inferiore a 1 metro, si accenderà il LED rosso e otterremo un avvisatore acustico da questo buzzer. Vediamo se è così. Come abbiamo visto, quando la distanza diventa inferiore a 1 metro, non è più una distanza molto sicura, quindi questo LED e questo buzzer ci avviseranno che dobbiamo arretrare, quindi dobbiamo allontanarci. Questo circuito è stato studiato proprio per il Covid, quindi serve a garantire il distanziamento sociale.